Il Memoriale Italiano di Auschwitz fu inaugurato nel 1980 per ricordare le numerose vittime italiane di quell'orrendo sterminio. Esso costituisce però anche un'importante opera d'arte contemporanea, un'opera d'arte direi totale, con uno studio di un percorso architettonico studiato dall'architetto Belgioioso, le musiche di Luigi Nono, una lunga narrazione visiva fatta di luci e colori, ma anche di aspetti figurativi di Pupino Samonà. Il tutto era nel campo, nel blocco di Auschwitz, dedicato ai martiri italiani, quando per un'improvvida decisione delle autorità polacche fu imposto la sua rimozione. Il governo italiano intervenne, coinvolse prima l'Istituto Centrale del Restauro e poi l'Ufficio delle Pietre Dure per il suo smontaggio e trasferimento a Firenze, dove esso fu accolto grazie all'azione congiunta del Comune di Firenze e della Regione Toscana. In accordo con l'ANED, che è il proprietario, e tutti gli altri enti coinvolti, l'Ufficio delle Pietre Dure iniziò una lunga azione di studio, di ricerca, anche attraverso una tesi di laurea della propria scuola di alta formazione, per capire le necessità conservative e quindi elaborare un progetto di restauro. La tesi dell'allieva Millacci fu seguita da Oriana Sartiani e Luigi Orata e comportò il restauro completo di una delle 23 sezioni. A quel punto il progetto era pronto e grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, esso fu poi appaltato alla ditta Cooperativa Archeologia che lo ha brillantemente realizzato. Nel frattempo il Comune e la Regione avevano ristrutturato l'ex 3 di Gavinana e insieme all'architetto Belgioioso e all'ANED completamente progettato e realizzato un nuovo progetto di allestimento del memoriale, che così è potuto tornare a esprimere i suoi alti contenuti civili ed etici alla popolazione in modo che nessuno dimentichi quel terribile momento. L'Ufficio delle Pietre Dure, oltre all'attività operativa e a quella di ricerca, crede molto anche nella disseminazione dei risultati conseguiti e così ha diverse linee editoriali e ha voluto dedicare questo volume, dal titolo significativo Per non dimenticare, al restauro del memoriale di Auschwitz. In esso sono contenuti tutti gli studi degli esperti di arte contemporanea, il lavoro compiuto per il riallestimento nell'edificio e come progetto espositivo, infine tutte le informazioni su quello che in effetti è stato uno dei più grandi cantieri di restauro su un'opera d'arte contemporanea mai realizzata. Come direttore dell'Opificio non posso che ringraziare tutti gli enti che hanno partecipato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Istituto Centrale del Restauro, il Comune di Firenze, la Regione Toscana, la Fondazione Cassa di Risparmio ed infine anche Firenze Fiera, che ha messo a disposizione uno spazio abbastanza grande dove poter restaurare contemporaneamente le parti di questo gigantesco memoriale che, ricordo, sono oltre 500 metri quadri di tela dipinta. Dunque un grande intervento nel quale le capacità e le tre grandi mission dell'istituto, operatività, ricerca e formazione, si sono aiutate l'un l'altra e hanno contribuito a restituire al pubblico questa straordinaria opera civile.